Siamo all'esterno dello stabilimento dell'ex Birra Peroni. I lavoratori, un gruppo di lavoratori sono qui in attesa di capire quello che potrebbe succedere. Hanno chiesto anche un incontro con il prefetto. Allo stato delle cose, che sta succedendo? C'è stato un primo approccio, il prefetto, anzi il segretario del prefetto si è reso disponibile per un incontro. Adesso bisogna vedere se le controparti sono disponibili a questo incontro. La cosa che ci interessa, anche perché tante di queste persone che voi vedete alle mie spalle ormai sono quasi un mese che sono senza ammortizzatori sociali, quindi senza stipendio, senza nessuna entrata. Un cappio stretto intorno alla gola per queste persone che cercano lavoro, cercano di capire il loro futuro. Il 15 febbraio non c'è più salario. Dal 15 febbraio io non porto più niente a casa. La mia famiglia ha bisogno di soldi, ha bisogno di mangiare, ho tante persone addosso, eccetera, eccetera. Io o mi accendo io con tutto la Peroni, o mi accendo io con tutto Gualbu, le istituzioni, o vado dal sindacato, perché pure dal sindacato lo voglio. Siamo rimasti soli, abbandonati veramente da tutti. Il vice sindaco si è permesso di fare un comunicato stampa dove diceva 409 posti di lavoro, i primi 40 gli ex dipendenti. Dove stanno questi 400 posti di lavoro? La proprietà attualmente ostenta che lei ha dato dei posti di lavoro e noi li abbiamo rifiutati. Questo è assolutamente ve non vero, perché sono state in effetti congelate le lettere che sono state mandate e non rifiutate.